se vogliamo proprio dirla tutta, ma anche prima del rigore, non è che ne abbiamo anche lì avuti tanti, molto palleggio, ma non tantissimi pericoli, onestamente. Però questo è, e quindi complimenti a Barletta e noi un po' di rammarico resta. Secondo te si poteva fare di più, però, no? Anche sul piano della manovra? Sì, l'ho detto adesso, sì. Si è complicata anche dopo l'uscita di Turiano, perché lei c'era meglio, veniva di più, sulla fascia veniva di più. È ovvio che quando esce gente che in quel momento stava facendo bene, ha fatto bene anche in queste partite qui, come domenica scorsa, insomma. Sì, insomma, ci sono stati alcuni fattori che hanno influito pesantemente poi sulla fine, sulla gestione della partita. Il terzo gioco non consentiva di palleggiare troppo a centrocampo, quindi... Il campo era difficilissimo perché era fangoso, scivoloso, si faceva fatica. Però potevamo probabilmente giocarlo un po' di più, abbiamo concesso forse troppo palleggio a Barletta, ma ripeto, nonostante tutto, non mi sembra che il risultato fino al rigore fosse così scandaloso, cioè, mi sembrava più che giusto, tranquillo. Aveva pensato già alla sostituzione di Sacilotto? Come? Aveva pensato già alla sostituzione? In quel momento lì pensi a quello che sta succedendo, c'erano già diverse persone ammonite, quindi... Quanto le dà fastidio la seconda ammonizione, il fallo? Ma a me dà fastidio sempre quando diamo il Barletta non sta facendo un buon campionato, non sta attraversando un ottimo periodo, non c'è bisogno di ulteriori vantaggi, fra virgolette, a me dà fastidio questo, tutto lì. Però, ripeto, così è andato, accettiamo il risultato. E ricominciamo. E domani farà un'ecografia e poi vediamo il danno. Quando dice ulteriore vantaggio al Barletta, ovviamente si riferisce ai regali del Lecce, perché il rigore. Sì, io da lontano sinceramente non l'ho visto, però insomma non mi sembrate tante proteste, quindi probabilmente. No, no, insomma non stavo dicendo questo, parlo sempre di noi, non è che. Ma no, non mi sembra che ci sia nervosismo, sia semplicemente Gabriel che abbia ecceduto nella sua foga agonistica, tutto lì. Questa è la scelta di partire Pagini dalla panchina, è dovuta a che cosa? Ma quello che vedo in settimana, né più né meno, come ho detto sempre. Grazie, buona serata.